Sit-in di protesta questa mattina dei lavoratori della GRS SRL Porta Lettere e Corrieri in via Brodolini a Battipaglia. La decisione della società CRC Post di internalizzare l'attività di recapito della corrispondenza per Poste Italiane S.p.A. con l'apertura di una nuova sede collocata in via Brodolini a Battipaglia costerà il lavoro a 7 unità. La società ha infatti comunicato la volontà di assumere solo una parte dei lavoratori della GRS SRL e non tutte le risorse attualmente impiegate. Sì, accade questo, che oggi siamo qui per dire basta a licenziamenti, basta a riduzione di posti di lavoro. Siamo qui per difendere e tutelare 19 posti di lavoro. Erano stati convocati stamattina su 19, 12 lavoratori, il che significa che 7 dovevano rimanere senza lavoro. E quindi noi diciamo basta, siamo qui, 19 sono i lavoratori della GRS e 19 sono i lavoratori che dovranno continuare a lavorare. Nella provincia di Salerno noi dobbiamo aumentare il lavoro e non perdere posti di lavoro. Perché sono a rischio questi posti di lavoro? E perché hanno attivato una procedura anomala, in quanto senza incontri sindacali una società che ha in appalto questa commessa ha comunicato che all'azienda con cui collaborava che si apriva una nuova sede e che i lavoratori da oggi si sarebbero dovuti presentare presso questa nuova sede. Ma il problema nasce principalmente perché dei 19 se ne dovevano presentare solo 12, quindi era ovvio che si sarebbero manifestati automaticamente 7 licenziamenti senza alcun accordo sindacale, senza capirne le ragioni. Pertanto noi nel frattempo abbiamo proclamato lo sciopero e finché non ci sarà un incontro con le due società per capire quali sono le intenzioni future e qual è l'impiego di tutti i 19 a salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche perché non comprenderemmo le ragioni in quanto le attività non si sono ridotte ma sono le stesse, ci sarebbe solo un cambio della sede e di eventuali responsabili, vorremmo assicurarci che il futuro occupazionale sia mantenuto agli attuali livelli.